Un saluto da Darko e Clo. Siamo su Rise Son of Rome, sesto episodio. Sì, sesto episodio, quindi iniziamo. Ok, allora abbiamo ucciso il tizio brutto con le spade che c'era lì, infatti, e ora dobbiamo proseguire, vediamo un po' cosa c'è dopo. Allora dovevamo bisogna cercare guardare il fiume. Guardare allora, il fiume. Mi ero dimenticato delle trappole. Bisogna cercare un punto per guardare il fiume in sicurezza, praticamente. Già, ma qui ci sono un po' di bivi. Dove andiamo? Ok, vedi, ci sono due strade. Sì. Ammarabaccio 5 co. Quella a destra. Destra. Più inculata. Mezzo ai boschi. Ah, barbari. Ti hai portato sui fantasmi. Ti mandano nella foresta perché sei un bardo. Eccone uno! Mattiamoli tutti! Un centurione! Ah, muori! Bello scalpo! Vuoi sotto il mio scalpo, eh? Via il braccio, io mi ho preso lo scalpo della tua. Il braccio. Certo che non hanno avuto molta inventiva sull'estetica dei barbari. No, sono tutti uguali. Sì. Potevano metterne qualcuno di diverso. Direi di sì, dopo. Oh. Ma sta zitto! È vero che poi dopo un po' ti ci affezioni. Come fai a non affezionarti a sto panzone? Sì, dopo un po'. Magari è fatto apposta questa cosa. Ciao. Prendiamolo. Ho notato poi anche che scelgono diversi tipi di ambientazioni. Bella questa scelta. All'inizio in città, poi dopo il riva al mare, adesso in montagna, tutte ambientazioni molto estive, montagna, visto che siamo in estate. Una foresta. Ma così, foresta non è più ambientazione estiva. Io stavo cercando di rimanere nel tema dell'estate. Estate. Perché uno non va in foresta in estate? Montagna, dai. Allora, dove? Dove? Oddio, cosa sono finiti adesso? Hai scelto un bel posto, amo. Scelto bello? Eh? Ottima scelta turistica. Sì, sì. Fanno vedere tanti posti. Fa piacere, meno male. Come un po' fiacco? Ci stiamo massacrando di botte. E tu ci dici un po' fiacco, ti facciamo vedere? No, male. Guarda il fiacco delle tue braccia. No. Il adesso fiacco chi dov'è? È il fiacco, Ok, devono essere finiti, credo. Speriamo, cioè, andiamo, va. Andiamocene via, va. Andiamo e vediamo, speriamo. Però qua passiamo 10 minuti del video a combattere. Uccidere. Come sempre. Gli stessi, poi. Un altro bivio. Oh, destra, dai, sempre destra. Siamo destra noi. Destra porta fortuna, non so perché. Bravo. Mi dimentico sempre che devo fare spazio. Applausi per Darko. Chi si ricorda le cose. Che una legione potrebbe attaccare l'acquedotto. Vorrei vedere. Raggiungi l'acquedotto, dimmi i nemici dell'accampamento della pattuglia. Dobbiamo sorvegliare la foresta. Arrivo! Salute, Romano. Salute. Ciao. Tutto solo. No. Dove è la tua legione? Sono qui da solo. Sono io la legione. Io sono la legione intera. Valgo per 1000 uomini. Sto, visto? Dov'è la mia legione? E adesso te cosa fai? Eh? No, è morto prima, volevo fargli la fatality. Gliela fai a questo? Adesso aveva un taglio enorme sulla guancia. Quanti sono? Due panzoni nello stesso momento. Due panzoni e uno con le due spalle. Panzo combo! Panzo combo, faccio io la combo. Vuoi vedere un panzone volare? Vola, panzone! Volare, oh! Un panzone, oh! Che roba! Top. E adesso ho fatto un bel volo. Arrivo! Ciao! Mamma mia! Dov'è l'ultimo panzone? Eccolo lì. Si stava facendo gli affaracci suoi. E pensavi che non ti vedevo? Sì, si voleva nascondere. Tocchi nella pancia. Meglio dirigersi in fretta all'acquedotto. Dice di dirigerci velocemente all'acquedotto. Andiamo. Quindi noi gli diamo andiamo, ragazzi. Va, corri. Corriamo verso l'infinito e oltre. Marius. Abbiamo preso strade a casaccio, ma
Tutte le strade portano a Roma, come dice il detto. Portano all'acquedotto, vediamo un po'. Chi è quello là che corre? Non scende, dai. Traversiamo il fiume. C'è qualcosa che in particolare che devo fare? No, no, solo attraversare il fiume. Va bene. Attraversa il fiume. Oh, che missione difficile. Ah, perché era una missione? No, inteso. Che roba difficile che hanno fatto. Fermi qui! Le legioni si avvicinano, disponi i tuoi arcieri ai lati della strada e scoccate al mio segnale. Ehi, ehi, ehi. Cosa vogliono fare, eh? Forse di qui si sale. No. Raggiungi i punti di appostamento degli arcieri. Abbiamo ancora un po' di corpi. Arrampicati, Marius. Centumarius. Luccica. Un uomo che luccica perché tiene una pergamena. Non tenetevi i pergamini in tasca se non volete luccicare. Altro che quello di Twilight. Roba? Quello lì mi sa che è da spingere. Quindi. Ta 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 ta. E noi spingiamo. Oh, io spingo. Però non so dove devo spingerlo. Ok. È dove? Ah, così? Ho attivato l'ascensore. Andiamo in alto. Quello là. No, non ha lettere. Penso che abbia soltanto la picca. La picca? Picca. Picca, picca. Quindi posso usarla adesso? Sbagliato. Ah, ma no, volevo usarla lì. Cos'è che. Chi mi inquadra? Vai. No, un po' sprecata, eh. No. Ne prendo altre. Darko no. Facciamo fuori questo silenzio. Ma come ha fatto a non vedere? Oh. Vai, tanto quello lo faccio fuori. Manualmente, ma rapido! A mani nude! Scorcere, datemi l'arco, io vi faccio io vedere. Via la gola. Quindi direi che saliamo. Certo, andiamo, vediamo. Io voglio. No, quello non è il boda sfigato. Allora. Qui dentro cosa c'è? Pietra. Scale. Andiamo, vediamo. Con una mano lui è pro. Cioè, no, ma è troppo un grande. Devo colpire quel barile. Secondo me, eh. Sì. Auguri. Guarda lì. Gli altri cosa fanno? Auguri. Via. Io me la scendo. Io faccio esplodere tutto. Vai. Forse lo devo colpire un'altra volta. No, basta così. Esplode. Vai. Aspetta, forse a quello io gli faccio cadere in testa quello. Sì. Devasto. Ma grande. Cos'è oggi? Un like per la parata incredibile di Darko. Cosa mi sto facendo vedere? A me non me ne frega che i nostri stanno morendo. No, mi interessa perché vedo salute roba. Dei romani. Sì, in teoria ti interessa, dobbiamo affrettarci, amo. Uccidiamoli velocemente, allora. Sì, dobbiamo ucciderli velocemente. Perché se no falliamo la missione e bisogna rifare tutto. Ferma la balista. Devo andare a fermare la balista. Bam! Vai, muori che devo andare velocemente. Dove? Devo andare noi. Dai, ciao. Via, dove devo guardare anche c'è l'altra strada. Fammi prendere. No. Vai. In teoria una deve essere ferma. Allora, la salute dei romani è ancora buon punto, sbagliato tasto. Sì, diciamo a due terzi. Cioè ti rimangono due terzi, un terzo l'hai già perso. E a breve sarà metà. Bene. Quindi. Allora, la balista una è andata, adesso quell'altra come ci arrivo? Bella domanda. Forse devo lanciargli qualcosa da qua? Ci arrivo da qua. Qua ci vuole l'intervento divino e magico delle tizie. Se riuscissi a colpirlo? Sì. Ah, devo andare di là. Scusate. Veloce, che se no mi uccidono i soldati. Lui sempre con una mano fa tutto. Eh beh, certo, se no lo scudo dove sono me. Arrivo. Sì, ma queste cose possono esplodere. Sì, io magari da lontano dovevi colpirmi, però vabbè. Io voglio andare ad azione, voglio essere in prima fila. To. E to.
Ma va a cagare. To, ecco, hai visto? Volevi fare il figo. E tu adesso arrivi, eh? Infatti. Adesso. Cosa vuoi fare? Ok, adesso la salute dei romani dovrebbe non stare stabile, se non ne ho visti. Io non ho visti altri. Quindi No, dice delle baliste, uno di due. Allora, ecco, distruggendo quella dovrebbe... Boom, ha fatto. Perfetto. Avanzare! Oh, e adesso annientiamo i nemici rimasti. Oh. Andiamo giù di botte. Adesso tutto il tempo che voglio. Dai, panzone, lasciami uccidere questo con calma, che mi piace uccidere. Punzecchiarlo un po'. Ah, so. Ah, ma dai, lo tieni lì con lo scudo. Sì, intanto lo inforchetta. Cioè, è troppo malvagio. Sì. Cosa che ha fatto? Questo non me la ricordo. Mamma mia! Che cazzo di pollo gli ha fatto fare? Eccone un altro. Ci sono nuovi potenziamenti disponibili, ma vabbè. Poi li vediamo. Li vediamo dopo. Oh, solo dargli una spinta. Gli ho dato una spinta, ok? Fammi salire con calma. Sempre più in alto, ragazzi. Andiamo su nel cielo. Allora. Nel cielo blu? A uccidere i barbari. Non mi fa vedere? Ma che bei paesaggi. Una cartolina? Non c'è una cartolina qui, è vero. È un po' che non sto trovando. Infatti, una cartolina per gli iscritti qua ci sta. Ma non la trovo. Comunque bellissimo il posto. Sì, sì, è fatto bene. C'è un albero gigante là. Niente cartolina. Fratelli! Cioè, la capa era una donna, con le tette strette, strizzate in una cinghia. Sconfigge il capo dei barbari, Boudicca! Basta, dai un... È agile! Come ha usato fare con questa cosa, schivare il nostro bellissimo pollo? E adesso? No, non gli era funzionato quello. Non gli è funzionato? No. Ah, cazzo, la vita è lì sotto, questa qua. Sì, questo è forte. Questo è un vero boss, mi sa. Però ancora non l'ho colpito. No, infatti, come tutti i boss, hanno tanta vita, però poi non fanno un cazzo. Sta colpito, ma non ti fa ben poco. Fa un cazzo. Senti, non ti prende tanti di quegli scudi in faccia, sta qua, che poi non sa neanche più chi è. Ma infatti morirà. Ma questa è quella che devo prendere viva, mi sembra. Oh, oh. Beh, arriverà qualcuno a fermarci. Gente, allora. È troppo facile così, dai. Poi ho visto che c'è... È già quasi morta, guarda. E vado avanti di scudo. Tanto non fa un cazzo. No, ormai è quasi morta. Vai, te. Cioè, è impressionante. I boss in sto gioco sono una... Sì, o perché... Stupidità. Boh. Che faccio? Che brutta! Ah, che mi rinforzi, fa la figa e poi scappa. Ma dai! Mandate a cagare, brutte merde. Cosa pensate di fare? Adesso vi faccio io vedere. No, peccato che non è andato giù. E adesso. Adesso va giù. È andato giù. Adesso è andato giù. Ci facciamo uno spiedino di panzone. Panzone! Where are you? No, da dietro le spalle, bastardo. E adesso? Stai a terra, merda! No, mi sa che non me l'ha contato. No! Tutta colpa di quel panzone lì. Adesso... Vendetta sull'ultimo panzone. Vai a cagare, adesso ti porto nel... Vai là. Ti vogliamo buttare giù. È una morte bruttissima, perché ti rendi conto che stai cadendo e che presto morirai. Vai avanti, però hai vai un po' avanti. Di tempo per rendertene conto. Quindi da, una morte adesso brutta. Ti faccio. No, perché non mi sa la possibilità. Non mi ha dato la possibilità di buttarlo perché giù. Perché forse è troppo grasso, non riesci a tirarlo su. Dubito di questa cosa. Secondo me sì. Boh, torniamo dalla tizia. Ehi! Io non voglio fare, però.
diventato Spider-Man. Troppo grande. Verso il terrapieno, signore. Ok. Il mio sta correndo da solo, ma il posto là in fondo, il terrapieno, sembra la casetta di, come si chiama? Hobbit. No, di Teletubbies. È vero, la casetta di Teletubbies. La vedremo in una prossima puntata. Quindi da Dark quello è tutto, ad un prossimo video. Ciao ciao. Ciao. Non troveremo nessuno, sono ancora le 8:22. Non lo so, vabbè, noi iniziamo. Ma, non è meglio prima andarci a pulire? Guarda che c'è qualcuno! Vieni su, vieni su! Ci hanno visto! Ci hanno visto! Secondo me conviene lasciarla lì e andarci a lavare noi senza farci vedere.